l'iniziativa dei rossoazzurri. Morimoto e inizia a mettersi in mostra Giulio Sergio. Al 19esimo il primo guaio per Ranieri. Juan sostituisce l'infortunato Mexès. Punizione per la Roma. La batte Riise, esecuzione potente e parata in due tempi di Andukar. Catania, modulo 4-3-2-1, senza Alvarez, Barrientos, Marchese, Martinez e Sciacca. Siciliani vivaci come contro la Lazio. Capuano molto attivo a sinistra. Il tiro, deviazione di Giulio Sergio. La svolta scaturisce da un corner. Mischia, Ricchiuti, poi Potenza, si gira, traversa, Morimoto, la butta dentro. 22esimo del primo tempo, Catania 1-0. Terzo gol per Morimoto che si fa perdonare gli errori contro Lazio e Atalanta. Al 28esimo il secondo guaio per Ranieri. Motta sostituisce l'infortunato Cassetti. Due cambi in meno di mezz'ora e difesa rivoluzionata. Roma, modulo 4-3-1-2 senza Battista, Sisigno, Doni, Taddei e Tonetto. I giallorossi reagiscono ma senza troppa convinzione. Perrotta, assist, stacco di De Rossi e palla fuori. Saccani si prepara ad una ripresa di fuoco. Il Catania sa di avere subito troppo nei secondi tempi. Parte a razzo e la Roma rischia molto sul fuorigioco. Ammonito Burdisso per un fallo di mano che per la verità non c'è. Anche qui la trappola dell'offside tradisce la Roma, ma in questa partita Mascara sbaglia le cose più facili. Tira prima sul portiere e poi fuori. Dentro Cerci, Sciama, Del Vecchio e Bellucci. Azzori guida un bellissimo Catania che è il solo torto di sprecare. Mascara preferisce le cose difficili. Tiro e volo di Giulio Sergio. La Roma appare stremata dopo il match nel fango di Palermo. Tutti faticano. Totti non può festeggiare come vorrebbe il compleanno numero 33 e l'occasione da rete arriva solo dopo la mezz'ora con Vucinic. E adesso attenzione, con 5 minuti di recupero siamo al 92esimo e viene concesso ai giallorossi il corner su questo episodio molto dubbio a guardalinee lontano. Calcio d'angolo, la mischia. Totti, braccio di Biagianti, De Rossi e gol. Rispolverando l'antica enfasi dunque clamoroso al Cibali, Catania 1-1. Proteste feroci dei giocatori rossoazzurri e cartellino rosso per Del Vecchio. I siciliani sembra addirittura che non vogliano riprendere la partita e quando si riparte guardate cosa succede. Andukar calcia su Totti che per poco non trova il raddoppio.